Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. 12 uomini, tutti di nazionalità egiziana, sono stati arrestati a Crotone perché ritenuti gli scafisti dello sbarco di circa 50 immigrati avvenuto ieri. Le indagini sono state compiute da carabinieri, polizia, guardia di finanza e personale della guardia costiera. Gli scafisti sono stati individuati attraverso le dichiarazioni degli immigrati clandestini, che hanno anche ricostruito le fasi del viaggio. Gli stranieri di diversa nazionalità sono giunti sulla costa crotonese a bordo di un motopeschereccio in ferro di 25 metri. È stato arrestato a Reggio Calabria Carmelo Consolato Murina, 46 anni, ritenuto l'armiere della Cosca Tegano. L'uomo è stato fermato sabato mattina nella sua abitazione dagli uomini della squadra mobile. Ieri il GIP ha emesso un'ordinanza nei suoi confronti con l'accusa di associazione mafiosa. A delineare la sua figura criminale concorrono le ultime dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Moio, che oggi deporrà in tribunale nel processo in cui è imputato Donatello Canzonieri, uomo del clan in particolare collegamento operativo con Murina. Due quartieri devastati e centinaia di abitazioni danneggiate dalla furia del fiume Budello, che è esondato ieri allagando una vasta zona di Gioia Tauro. La situazione nella città della Piana, flagellata dal maltempo, appare oggi ancora più drammatica. L'acqua in alcuni punti ha superato i 2 metri di altezza, abbattendosi sulle case. Oltre 100 cittadini questa notte hanno dormito in albergo, mentre altrettanti sono stati ospitati dai parenti. Allarme ed evacuazione anche a San Giovanni in Fiore, dove 4 nuclei familiari sono stati sgomberati e sistemati in un albergo a causa della frana che minaccia da vicino il palazzo in cui vivono. Colpita dal maltempo anche la provincia di Vibo Valentia. Non è stato ancora trovato Francesco La Rosa, l'allevatore di 61 anni, disperso ieri a Tropea, nei pressi del fiume La Grazia, nelle vicinanze del porto. Alle operazioni di ricerca dell'uomo, andate avanti per tutta la notte, sono impegnati i carabinieri, gli operatori fluviali, alcune squadre dei vigili del fuoco e personale della protezione civile, che hanno scandagliato la zona sommersa da fango e detriti. Si chiamava Leonardo Intrieri, l'uomo morto in un incidente stradale sulla 3 Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Tarsia. Il 72enne, originario di San Pietro in Guarano, aveva imboccato l'autostrada contromano a Torano a bordo della sua Fiat Uno, convinto di proseguire per il senso di marcia corretto. Invece era sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta e si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta condotta da un trentenne rimasto ferito. La Procura Generale di Catanzaro ha presentato il ricorso contro 6 dei 17 prosciolti nell'udienza preliminare dell'inchiesta Why Not. Il ricorso riguarda il proscioglimento dell'accusa di associazione per delinquere nei confronti degli esponenti politici Nicola Adamo, Ennio Morrone, Franco Morelli e Dionisio Gallo, del coordinatore del consorzio Bruzium Giancarlo Franzè e del dirigente della Regione Calabria Aldo Curto. La Procura di Catanzaro ha sequestrato la tratta ferroviaria Settingiano-Catanzaro-Lido nell'ambito dell'indagine sull'uso del cemento depotenziato. Nel provvedimento di sequestro, che non provocherà nessun disagio al traffico ferroviario, la Procura ha disposto che le Ferrovie dello Stato eseguano i lavori necessari per ripristinare le condizioni per la sicurezza della tratta. Nel corso dell'inchiesta sono stati emessi 18 avvisi di garanzia, 5 dei quali a società impegnate nei lavori e gli altri a imprenditori e direttori dei lavori. La città Abruzzo ospiterà dal 4 al 7 novembre il Meeting Nazionale dei Giovani Proposta 2010. L'iniziativa e i dettagli del programma sono stati illustrati ieri mattina nel salone di rappresentanza del Palazzo Comunale di Cosenza. Proposta 2010 è l'ultimo progetto ideato dal Forum Nazionale dei Giovani, col quale si intende costruire un modello di riflessione e discussione sulle tematiche d'attualità e di maggiore interesse per i giovani, come rappresentanza, lavoro, legalità, formazione e casa. Nel corso di una conferenza stampa svolta a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, alcuni esponenti del PD, guidati da Demetrio Naccari Carlizzi, hanno rivolto delle accuse alla dirigente del settore tributi del comune, Orsola Fallara, colpevole di aver accettato una serie di incarichi esterni che le avrebbero fruttato circa 1 milione di euro. Il sindaco Raffa, appresa la notizia, ha incaricato il DG del comune, Giuseppe Nicita, di verificare la fondatezza di quanto reso noto dai democratici e la legittimità degli atti emanati dalla dirigente Fallara.